È quello. Senso generale, sì, è questo. Allora, è colpita dal mio stesso destino, cioè beccare il Covid. Proprio, anche se lei non ha 50 anni, dunque poteva, non è stata, diciamo, colpita dalla mannaia, dalla scure del signor Draghi, la signora Daniela Martani, anch'essa positiva, e devo dire con grande soddisfazione sua, se non sbaglio, giusto Daniela? Buonasera, signora Martani. Buonasera, no, grande soddisfazione naturalmente perché sto bene, nel senso che ho avuto febbre 38 e mezzo per 3 giorni, mi sono curata, sì, con l'aspirina effervescente, poi ho preso degli antidoti. Dopo 3 giorni stavo benissimo, non avevo più la febbre. Benissimo, vediamo gli effetti del long covid. Non a tutti è andata così bene come a questa squinternata. Non tutti hanno avuto gli effetti di questa. Ma vedi, vedi che comunque, a dispetto di quello che dice Draghi, che chi non si vaccina muore, invece siamo tutti benissimi. Ci sono tante persone che sono morte. Io voglio dare dei messaggi di positività, cioè quindi di eliminare questa paura. Una squinternata da messaggi di positività. Questa paura che viene ormai. Sarebbe un po' come chiedere a Vanna Marchi un messaggio sulla giustizia, uguale. Diciamo un messaggio di serenità, una povera squinternata. Fammi sentire. Si guarisce, fra l'altro ieri è uscito un articolo, l'ha detto Remuzzi sul Corriere della Sera, che ha detto che con gli antinfiammatori comuni, la maggior parte dei casi guariscono senza problemi e non vanno a finire in ospedale, il 90% più o meno, quindi insomma dovrebbe essere tu avevi detto, scusami, sempre caro Parenzo, che tu sia triste del fatto che comunque anche con degli antinfiammatori si possa guarire e non finire in ospedale. Però diciamo la verità, quando anche le squinternate non stanno male, sono felice, mi auguro male a nessuno. Però scusami Daniela, scusami un attimo, diciamo però le cose come stanno. Tu sei sostanzialmente contenta di avere preso il Covid, altrimenti ti toccava in qualche modo. Sei contenta. Hai provato in tutti i modi a prenderlo, dai, su, diciamolo, hai provato in tutti i modi a prenderlo. No, io non ho provato in tutti i modi a prenderlo. Diciamo che io ho vissuto la mia vita normalmente. Intelligente questa Martani. Senza farmi comunque di conferma di essere una donna intelligente la Martani. Sì, però diciamo la verità, non è che hai fatto i Covid party, anche se aspetta, Giuseppe, ti voglio spiegare bene questa cosa. Io non ho provato, non è che mi sono messa a baciare positivi, assolutamente. In realtà io il Covid, ti dico proprio secondo me dove l'ho preso. L'ho preso a Capodanno perché sono andata a lavorare in una festa, una cena dove erano tutti green passati, chiaro? Io no, chiaramente, perché no, nel senso non sono vaccinata, loro erano tutti vaccinati, io no, soltanto tamponata, erano 80 persone circa a una cena, e mi sono presa il Covid, quindi me l'hanno attaccato queste persone che hanno il green pass, che gli è risultato verde. Capisci? Ecco, e sono vaccinate. Quindi te l'hanno passato con una carica virale, molto bassa. No, e tu che sei stata fortunata, a differenza di altri che sono finiti all'ospedale. Ancora. Ma io sono felice che non sei finita all'ospedale. Io non auguro male a nessuno. Non devi smettere di dare questi messaggi terrorizzanti. Ah, poche persone all'ospedale. Poche persone. Sì, è vero. Poche persone all'ospedale. Vogliamo dare poche messaggi positivi invece di continuare a terrorizzare le persone? Poche persone all'ospedale. In Inghilterra hanno tolto tutte le restrizioni. In Spagna hanno detto che non ci sono mai state. Non ci sono mai state. Qualcosa c'è stato, ma non come, chiaramente non come in Italia. Ma in Inghilterra ci sono le aziende private come negli Stati Uniti che licenziano chi non è vaccinato, ad esempio. Ma figuriamoci, in Inghilterra non licenziano come nessuno, no? Figuriamoci. Assolutamente. Però scusami, tu avevi detto una le volta, scusami Daniela, chiedono, una volta, chiedono la vaccinazione. Una volta avevi detto che il veganesimo ti avrebbe protetto, diciamo, dal Covid, così non è successo, perché comunque te lo sei beccato il Covid, secondo me te lo volevi prendere e sei andata là, e anzi hai fatto il tifo perché ti venisse, perché diciamo la verità, non bisogna vergognarsi, ma non è vero, Giuseppe, non è che mi sono messa a fare il tifo perché mi venisse il Covid, è chiaro, diciamo che non ho usato tutte le precauzioni che mi sono state imposte, diciamo così, che ho vissuto normalmente, ma a questo punto
ma meglio prenderlo, no? Responsabile. Grazie. Sì, questo è un messaggio devastante da mandare per le persone. No, però adesso diciamo una cosa seria. Il messaggio che questa povera scema sta mandando è devastante, perché ci sono persone che magari no, questo messaggio che questa povera scema sta mandando è devastante. Ancora? Cioè l'idea che una persona non vaccinata, povera scema, il messaggio che stai mandando è devastante, povera scema, perché le persone non vaccinate possono avere delle criticità molto gravi e tu sei una povera scema a dire di prendersi il Covid. Sei una povera scema, sciagurata e scema, sciagurata e scema, nagattara, nagattara scema sei, sei una povera gattara scema pure, sei una povera gattara scema, povera gattara scema, perché dire che una non vaccinata si deve prendere il Covid è un messaggio devastante. Sei una povera, non ho detto che muore, tu sei una povera scema, gattara scema, gattara scema sei, devi, tu sei una, è un messaggio devastante, è un messaggio devastante quello che lei sta lanciando, è un messaggio devastante. Nessuno ha paura, c'è la responsabilità e la consapevolezza, non c'è paura, c'è la consapevolezza che tu sei una povera scema, questa è l'unica consapevolezza che c'è. Sei una povera scema, ma figurati se erosico io, anzi sei una povera gattara scema per giunta, gattara, stracciona e scema. Però la realtà, moralmente, ovviamente la realtà è quella, stracciona moralmente, stracciona, fermi un attimo, ovviamente moralmente stracciona, ah, fermi, fermi tutti, fermi, state zitti un attimo, state zitti un attimo, moralmente stracciona. La Martani, la Martani ha ragione quando dice una cosa, però, che le norme e le imposizioni che ha fatto questo governo, cioè le decisioni che ha preso questo governo, hanno costretto un sacco di gente a comportarsi come ha fatto lei, cioè dire, a fare il tifo ancora? Indirettamente tutt'altro. Perché ti venisse il Covid, no, ma io sono convinto di questo. Ma no, perché così lo hai detto tu, lo hai detto tu, non ho preso nessuna precauzione, non ho sicuramente. Ma non sono io, perché io mi sono comportata normalmente come ho fatto in 2 anni. Beh, sei andata a un party con 80 persone, sei andata a una festa con 80 persone, è evidente che sono andata a lavorare a Capodanno, semplicemente questo, non è che ho fatto. Comunque, ma non c'è niente di strano, guarda che per me la gente può fare quello che vuole. Cioè, le persone che hanno organizzato i Covid party hanno tutto il diritto di farlo. Cioè, è Parenzo che dice che sono dei pazzi scatenati, ma in realtà sono costretti a fare così, perché altrimenti è gente che non lavora, magari gente che non, che il governo non la fa e lavorare, si facessero gente il vaccino, non il governo, e si facessero il vaccino, scusa. Ma che cosa vuole? Se uno il vaccino non lo vuole fare, ma perché deve imporre per forza di fare il vaccino? Ma che cazzo vuoi? Hai stufato, perché... Valenza, hai capito? Questo imperativo categorico, perché... ve lo dovete togliere dalla bocca. Ferma, avete ferma rotto questo, le palle. Ferma un attimo questo rutto. Ferma questo rutto. Non si vogliono vaccinare. Ferma questo rutto continuo. Con la fortuna di essere vaccinate, capito? Ferma un attimo questo rutto continuo che si chiama Martani. Piuttosto ti vogliono prendere la malattia, piuttosto andarsi a vaccinare. Ferma un secondo questo rutto continuo, questo rutto, di bocca alla gente, rutto siete antilogico. Questo è molto grave. Deve essere tolto immediatamente il Green Pass, fra l'altro è una cosa che davvero va eliminato immediatamente, perché ha fallito, certo, totalmente. Ha fallito totalmente, ha detto la Martani. Martani, Martani, ha fallito il Green Pass. Dello Stato. Questa la è la Martani, vergogna. La gattara, la gattara che dice che il Green Pass ha fallito. La para gattara. Capito? Capito? Il Green Pass ha fallito, ha detto la gattara. Roba qua. Ma dai. Ti abbraccio, Daniele, presto, ciao. Che stanno morendo di fame, non sanno più che cosa fare, sono persone disperate. Questo è molto grave, capito? Questo è molto grave, perché questo è molto grave. Perché non vogliono vaccinarsi e hanno devono avere il diritto di non vaccinarsi, perché non esiste al mondo un paese dove le persone sono costrette a farlo. E Parenzo muto, e Parenzo muto, e Parenzo muto che non reagisce di fronte a queste cose, e Parenzo non muto che non reagisce. No, volevo che la povera gattara esprimesse tutta la sua idiozia nella massima completezza. Volevo che questa porella, questa poveretta, questa poverella,
la pagherete prima o poi. Questa poveretta volevo che esprimesse nella sua completezza le idiozie, in modo che le persone che ascoltano la radio capiscano fino in fondo quanto questa è idiota. Quindi è giusto darle la parola proprio. Tu sei un idiota. Questa povera gattara. 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 Rosicano perché ci sono le persone. Ma io non rosico per nessuno. Sono felice quando uno guarisce. Figuriamoci. Ma tu non sei sana perché hai detto delle follie. Ma tu non sei sana nel cervello. Dire che un non vaccinato si deve prendere il COVID è da idioti. È da idioti. Questa malattia si guarisce, capito? Nel 90% dei casi Remuzzi ha detto che se prendi un antinfiammatorio. Remuzzi ha detto, cita Remuzzi adesso. Cioè la Martani cita Remuzzi. Devo salutare. Ciao Francesco. Sì, vabbè. Ciao Daniela. Ciao. Ciao Dani. Ciao. Ciao.